Assessore Alessandra Zavelli, oggi a Pozzallo parte il servizio di refezione scolastica. Ne beneficeranno i bambini della scuola dell'infanzia e i ragazzi del tempo prolungato. Assessore Zavelli, possiamo dire un impegno mantenuto? Riparte il 30 settembre il servizio di refezione scolastica che coinvolgerà tutte le scuole di infanzia, la scuola primaria, la scuola prima e alcune classi della scuola secondaria di primo grado. Anche quest'anno siamo riusciti a garantire, come ogni anno, una partenza del servizio entro settembre, proprio perché l'importanza di questo servizio, soprattutto per le classi di tempo prolungato, questo servizio sarà un affidamento temporaneo, infatti sono in atto le procedure per effettuare un bando di durata 2 anni, in questo bando ci sarà una variazione del menu che per alcune richieste pervenute nell'anno scolastico abbiamo cercato di diversificare il menu. Adattandolo anche ci sarà infatti un menù estivo e un menù invernale, e naturalmente tutto questo in accordo con i responsabili dell'ASP, perché naturalmente bisogna rispettare le tabelle dietetiche regionali. Invece lunedì 4 ottobre inizia il servizio di assistenza specialistica per gli alunni disabili. Assessore Azzarelli, un occhio attento di questa amministrazione per i bambini meno fortunati di noi. Il 4 ottobre parte il servizio di assistenza specialistica per gli alunni disabili frequentanti le scuole di Pozzallo. Quest'anno il servizio partirà con un monte ore al giorno di 2 ore, per poi essere aumentato nel corso dei mesi, che si spera al più presto possibile, quando noi abbiamo sempre garantito 15 ore alla settimana. Abbiamo cercato di accelerare il più possibile, non appena le scuole hanno comunicato la nomina dei docenti di sostegno ai vari bambini, abbiamo subito contattato le famiglie per permettere loro di scegliere la cooperativa che erano accreditate all'albo comunale e per far partire il servizio. Naturalmente vorrei rassicurare i genitori che al più presto cercheremo di aumentare le ore. Perché sappiamo l'importanza di questo servizio, ma soprattutto garantire la presenza sempre maggiore di questi assistenti all'autonomia e alla comunicazione è un nostro obiettivo. Ringrazio l'assessore alla pubblica istruzione della città di Pozzallo, la dottoressa Alessandra Azzarelli, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.